questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole. Piccole città,
Eccoci rientrati, abbiamo superato qualche piccolo problema tecnico. Ci siamo, abbiamo con noi pronto il prossimo ospite, che ancora una volta è un ospite di onore, perché introduciamo la Società Geografica Italiana ed è per noi un grande onore avere Patrizia Pampana in linea. Buonasera Patrizia, benvenuta. Ciao Patrizia, sì, buonasera. 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 Allora, anzitutto abbiamo parlato poco fa di compleanni speciali per quanto riguardava Cinecittà, ma anche nel caso della Società Geografica Italiana siamo in un'occasione importante, perché è al suo 150° anno di vita. E esatto. Quindi anzitutto auguri alla Società, Geografica Italiana, che grazie. Non nasce a Roma, ma è a Roma già da moltissimi anni, giusto? Esatto, esatto. Infatti in questa mostra, che è dal titolo Geografie di una storia, 150 anni della Società Geografica Italiana, la mostra multimediale allestita presso Palazzetto Mattei di La Cermontana, quindi nelle sale della biblioteca della Società Geografica Italiana dal 16 maggio al 16 giugno, intende proprio ricostruire a 150 anni dalla fondazione a Firenze il 12 maggio 1867 vicende, progetti, risultati conseguiti dal primo sodalizio geografico e italiano, e mostrarne la straordinaria ricchezza attraverso il patrimonio documentario, bibliografico, cartografico, fotografico e strumentale conservato nei propri archivi. Allora Patrizia, prima di parlare di questa mostra, che sicuramente sarà stupenda, anche perché insomma si trova in un posto veramente d'eccezione, di cui magari parleremo brevemente, sì, ci spieghi in questi 150 anni di che cosa si è occupata la Società Geografica Italiana? Come nasce? Sappiamo che soprattutto le ragioni della nascita di questa società sono molto affascinanti. Ne parliamo un pochino? Certo, e proprio attraverso la mostra si cerca di raccontare la storia del primo sodalizio geografico e le geografie del contesto scientifico-culturale in cui nasce, quindi un'Italia appena unita, le mete delle spedizioni scientifiche che costituirono una parte significativa delle attività da essa promosse e sostenute, almeno a partire dalla nascita, quindi fine 800, fino agli anni 40 del 900, la rete di relazioni nazionali e internazionali intessute nel tempo con accademie, enti, associazioni e soprattutto con le altre società geografiche. E quindi la prima sezione, infatti, della mostra racconta il vivace contesto culturale in cui si forma l'idea di fondare una società che avesse come fine in primo luogo la promozione della cultura geografica e della conoscenza del mondo, ma che fosse in grado anche di supportare strategicamente, attraverso le proprie attività di ricerca e di esplorazione, la promozione dell'Italia nel mondo e nel contempo contribuire alla riflessione politica interna, che sono cose che tuttora svolge. Patrizia, scusami se ti interrompo, ma possiamo dire che la Società Geografica Italiana sono legati nomi che hanno fatto la storia della spedizione, dell'esplorazione scientifica e geografica non solo italiana, cioè penso a Umberto Nobile e al Polo Nord, esatto. Penso ad Ardito Desio, penso alla conquista, certo, del K2 da parte degli italiani. Ecco, accanto, esatto, o dietro a quelle spedizioni c'è sempre stata la Società Geografica Italiana. Società Geografica, esatto. Infatti la mission è proprio quella di promuovere la conoscenza del mondo attraverso spedizioni sostenute, promosse o anche finanziate nel corso dei secoli, quindi dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40 del Novecento. E la seconda sezione della mostra infatti è dedicata proprio a queste spedizioni, quindi acquisire nuove conoscenze sull'Africa, che è stato, diciamo, il focus dell'interesse, l'Asia, l'America Latina, le regioni polari, i Balcani. Quindi avremo modo un po' di ripercorrere la storia dell'uomo tramite le esplorazioni, perché tra l'altro c'è un nome bellissimo, ne parlavamo prima, vero sì, Francesco? Sì, la mostra, davvero complimenti a chi ha ideato il nome, perché La geografia di una storia è un titolo davvero meraviglioso.
Esatto. E mancano pochi giorni per poter visitare la mostra. Dobbiamo, insomma, dire ai nostri ascoltatori di sbrigarsi un po', perché la mostra chiude davvero prossimamente, quindi siamo proprio in zona. Sì, diamo qualche informazione pratica magari. Sì, dunque la mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì 9-17, orario continuato. Solo che è prevista la chiusura il 16 giugno, anche se poi ci sarà un open house, come diciamo, una porta aperta della Società Geografica il 17 giugno, sabato mattina, quindi. E si pensa però, visto il notevole successo di pubblico di visitatori, di riallestire la mostra in autunno, eventualmente con dei focus o dei percorsi didattici indirizzati agli studenti e alle scuole. Ecco, perché la mostra ovviamente è destinata a tutti, pensata per tutti, però è particolarmente interessante per i ragazzi, per i più giovani. Allora, visto che le scuole sono finite, magari nella prossima settimana, esatto, quale migliore occasione per una mattina andare a Villa Celimontana, entrare nel meraviglioso Palazzetto Mattei e vedere la mostra che racconta i 150 anni della Società Geografica Italiana. Attraverso anche, oltre pannelli testuali e documenti originali, ci sono anche delle tecnologie multimediali che sono davvero affascinanti. Quindi anche un bar che permette l'immersione in panoramiche straordinarie del Karakorum, dell'America Latina, dell'Australia del Novecento. Davvero affascinante attraverso la storia soprattutto. Molto affascinante, interessantissimo. Allora ti ringraziamo veramente per essere stata con noi. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare questa mostra d'eccezione e questa sede eccezionale, veramente. E tanti auguri alla Società Geografica per questi 150 anni di grandi progressi scientifici. Grazie a voi, Patrizia. Buona serata. Buon pomeriggio. Allora, anche oggi quattro ospiti davvero eccezionali. Quattro ospiti fantastici, possiamo dirlo. Sì, vi abbiamo organizzato la prossima settimana, non come solo meglio, il weekend, come meglio volta. Non si potrebbe, al Parco dell'Appia per i prossimi giorni, in particolare le serate, in queste serate così, così belle, dove si può godere un po' di fresco e fare cose interessantissime. Abbiamo detto al Parco dell'Appia, andate a visitare il sito, il Fai Giovani, una visita, una bellissima occasione sicuramente per visitare l'Eur, di Cinecittà, visitabili tutti i giorni per toccare il cinema e la Società Geografica Italiana. E siamo in chiusura. Ancora una volta ce n'è per tutti i gusti. Vogliamo dire qualcos'altro ancora? Proprio perché non ci basta mai. Beh, oggi è il 9 giugno e per la nostra rubrica Accadde Domani, che è in realtà accadde oggi, e dobbiamo parlare di un episodio storico importante, un anniversario, perché il 9 giugno del 68 morì Nerone, che si suicidò, visto che gli eventi storici andavano, insomma, come dire, volgevano non proprio al meglio per lui, e quindi preferì togliersi la vita, come insomma accadde a molti imperatori. E era proprio il 9 giugno del 68. Perché ne parliamo? Perché a Nerone ovviamente sono legate tante leggende che riguardano alcuni luoghi di Roma. La tomba di Nerone sulla Cassia, che in realtà non è la tomba di Nerone, quindi c'è un intero quartiere che prende questo nome, ma quella che viene indicata